farmi parlare di soldi, quindi di questo tema così in alcuni casi triste, di sabato alle 3 con questo sole, dopo aver visto la presentazione affascinante dei miei colleghi, devo dire che è una sfida difficile. Parlerò quindi a slogan per... Ok, tenterò di parlare a slogan, ecco. Per fare capire la visione che noi abbiamo avuto circa 15 anni fa e che abbiamo messo in pratica. Credo che sia questo l'elemento importante di oggi. Quando una persona, un gruppo di persone hanno una visione e poi riescono a metterla in pratica, è sicuramente un successo se si raggiunge l'obiettivo positivo che si era pensato. Stiamo parlando di impact investing, che vuol dire sinteticamente investire dei soldi cercando un ritorno finanziario, come in qualsiasi altro investimento, cercando anche però un impatto sociale. Oggi di impact investing se ne parla tantissimo. Per darvi un'idea, ogni nazione all'interno del proprio gruppo, che ogni sei mesi, ogni anno si incontra per le riunioni del G8 o G9, ha sempre al proprio interno un gruppo che si occupa di impact investing, perché è un tema trend che sta andando di moda. Impatto sociale è stato più volte declinato in vari modi, purtroppo. Oggi per impatto sociale si intende anche ambientale, societario, di governance, quindi ha compreso un po' tutto, e questo sta facendo perdere, secondo noi, la propulsione che 10 anni fa invece aveva l'impact investing. Per darvi un'idea, soprattutto le grandi corporation finanziarie americane, pensate proprio le più grandi, si stanno occupando nel senso di questo tema, nel senso che stanno raccogliendo tantissimi soldi per fare investimenti in questo settore, dicendo ai propri investitori: dateci soldi, noi faremo impatto sociale assicurandovi gli stessi rendimenti che avete se investite in altri settori. Non è così, non funziona, perché se tu vuoi veramente avere un impatto sociale e anche ambientale, non puoi ottenere, almeno ad oggi, fra 20 anni magari sì, gli stessi rendimenti che tu ottieni investendo in altri settori oppure in altre società molto più radicate, con una lunga storia. Ecco, questo sta purtroppo facendo, questa teoria, sta purtroppo facendo annacquare la forza propulsiva che noi avevamo pensato per l'impact investing. E noi l'avevamo pensato, parlo di 15 anni fa, quindi vi racconto una storia che poi si è realizzata, avendo questo come scenario. C'erano fortissime pulsioni sociali, l'immigrazione, la disuguaglianza, cose che esistono ancora adesso, e il settore che un tempo era destinato a risolvere questo, che era il settore pubblico nelle declinazioni che voi vedete, welfare, il terzo settore, non era stato in grado in quel periodo di andare incontro a questi nuovi bisogni. Primo perché gli mancavano i soldi, lo sapete, secondo perché dal nostro punto di vista mancava anche l'innovazione. Il settore privato di questo nuovo settore che stava nascendo non gliele fregava niente. Perché? Perché loro, giustamente, il settore privato, le imprese che lavorano nel settore privato, ricercano la massimizzazione del profitto. Questa è una vecchia e ancora attuale teoria di impresa. Tutti questi nuovi bisogni che nel frattempo, la cosiddetta fascia grigia della popolazione, che un tempo i sociologi utilizzavano, necessitavano di nuovi modelli di risposta ai bisogni, che non venivano né risolti da questa parte, né risolti dall'altra parte. Allora noi cosa ci siamo detti? Noi e altri 2 o 3 pionieri in Europa. Ok, occorrono nuovi modelli. Come si fa a creare nuovi modelli di imprese e quindi fare innovazione? Occorrono gli imprenditori, sono gli imprenditori che hanno delle idee che poi concretizzano in attività d'impresa. Bene, come si fa ad attrarre questi nuovi imprenditori in un nuovo settore? Secondo noi, vista anche la nostra esperienza passata, ci vogliono soldi e ci vogliono competenze manageriali per poterli
aiutare a crescere. E per questo noi in Italia ed altri in Europa abbiamo creato un piccolo fondo di venture capital. Un fondo di venture capital, in America li conoscete, sono quelli che poi hanno fatto nascere Facebook, Airbnb, insomma le principali aziende americane, sono quel team di persone che hanno ottenuto la fiducia degli investitori e quindi riescono a farsi dare i soldi dagli investitori e poi hanno delle competenze manageriali più o meno importanti che servono per accompagnare le idee imprenditoriali generalmente di giovani. Noi abbiamo fatto questo, abbiamo raccolto un piccolo fondo e abbiamo iniziato ad investire nella quella che noi chiamiamo innovazione sociale, che per noi è fondamentale, perché se tu vuoi affrontare determinati bisogni, devi partire dai bisogni fondamentali della società. Noi vediamo anche moltissime start-up tecnologiche, che sono importanti, la tecnologia sta cambiando il modo di vivere, però per noi, per chi fa impact investing, è molto più importante cercare di investire in quei progetti, in quelle idee che trasformano il settore, nel senso che trasformano il modello di business. Soprattutto in Italia, ma anche in Europa, il tema dell'innovazione è un tema di tutti i giorni. Voi sapete che anche in Italia il governo sta facendo partire un fondo di innovazione di un miliardo, quindi è tantissima roba. Sono tantissimi soldi, la roba manzoniana. Il tema è cosa facciamo di questi soldi? Investiamo esclusivamente in tecnologie? Benissimo, va bene. I colleghi di prima ci hanno dato un esempio di come si potrebbe aiutarli investendo dei soldi, creando queste piattaforme. Però non è sufficiente. Soprattutto in Italia si investe in tecnologia per copiare qualcosa che all'estero si sta già facendo, un Me Too. Questo vuol dire che effettivamente non stiamo cambiando un sistema, stiamo adottando, prendendo le nuove tecnologie probabilmente per avvicinare domanda e offerta. Benissimo, ma non è questo quello che secondo noi serve. E vi faccio degli esempi concreti. Grazie, no? Degli esempi concreti, grazie. Perché secondo noi occorre utilizzare, come ho scritto, la tecnologia per ridurre lo spazio, ad esempio, in tema sanitario, tra il medico e il paziente. Noi vediamo circa due start-up che ci presentano delle app sanitarie a settimana, che va bene, nel senso riduce la fila, diagnostica diversi, ma nessuno finora ci ha presentato, se non 10 anni fa una nostra idea, un nuovo modo per erogare le prestazioni mediche. Questo è quello che serve, che serve anche oltre le app, dei modelli che modificano l'erogazione dei servizi, che permettono l'inclusione finanziaria, che permettono l'accesso alla sanità di tutti. Solo così, secondo noi, solo così in parte, se non vogliamo risolvere ovviamente i problemi del mondo, ma solo così tu riesci a ridurre le disuguaglianze, solo così tu riesci a ridurre anche la disuguaglianza che ormai anche in Italia c'è tra le grandi città e le piccole città, cercando di fare dei modelli che incorporino l'obiettivo di raggiungere un impatto per il territorio. E qui faccio degli esempi concreti. Noi 10 anni fa abbiamo fatto partire un progetto, a cui ci hanno creduto in pochi all'inizio, per creare degli ambulatori medici di alta qualità a Milano, quindi a Milano la sanità si presume che funzioni bene, e lo è. Noi però volevamo creare degli ambulatori dove la gente veniva, otteneva delle prestazioni mediche di buonissima qualità a prezzi affordable, cioè a prezzi secondo noi giusti. La società che abbiamo creato fa pagare ai nostri utenti 60 euro per singola visita, che è più del ticket. A Milano il ticket è di 40 euro, ma è un terzo della visita privata. E siamo riusciti a fare questo sostenendoci anche finanziariamente.
Nel senso, abbiamo investito, abbiamo convinto altri investitori a investire e siamo riusciti, attraverso il cambiamento del paradigma, attraverso il cambiamento del modello di erogazione, a erogare. Noi abbiamo circa 150.000 pazienti, 900 medici che lavorano in questa società, a erogare servizi di buonissima qualità senza code, in ambienti molto belli, a prezzi affordable. Questo è quello che credo gli anglosassoni potrebbero chiamare disruptive. Poi usiamo anche noi le app per diminuire la fila, fare qualcosa, ma le usiamo all'interno di un contenitore ben preciso. Questo è il primo esempio, quindi permettere a tutti di accedere alle visite dentistiche. E non si tratta di filantropia o di donazione. A livello mondiale le donazioni e la filantropia rispetto agli investimenti purtroppo è una piccola goccia. Quindi la nostra sfida è stata anche quella di convincere gli investitori, chi ha soldi veri, ad investire in questi progetti, ad essere d'esempio per altri che poi possono tentare di fare quello che noi stiamo facendo. Oggi in Lombardia questo progetto è riconosciuto come uno dei più validi nella sanità. È nato con la visione dell'impact investing, grazie anche a degli investitori che hanno accettato di dire ok, faccio delle cose che servono, accetto un rendimento non esaltante, comunque un rendimento tra virgolette giusto, un rendimento che mi permetta di sostenere un certo grado di rischio. La seconda sfida che abbiamo avuto, l'inclusione finanziaria. Anche qui, se io vi dicessi, ho in mente 3 o 4 startup fintech italiane, che credo che, visto che voi siete molto giovani, le conosciate tutte, che stanno facendo delle cose interessanti, permettono l'investimento del resto che vi danno nei centri commerciali o nei esercizi commerciali, ci permettono di pagare più velocemente. Benissimo. Ma sapete qual è uno dei problemi fondamentali in Italia? L'inclusione finanziaria di certi strati della popolazione, non solo gli immigrati, ma anche gli italiani. Conoscete 2 o 3 società che hanno tentato di fare quello? No, perché non è, almeno credo no, adesso mi sono dato la risposta, perché non è così trendy. Eppure nel 2008-2009 un ragazzo di 26 anni ci è venuto a proporre questo nuovo modo di fare l'inclusione, che è il microcredito fatto in Italia, non fatto in Bangladesh o in qualche altro paese in via di sviluppo, fatto in paesi sviluppati, che è completamente diverso dall'altro. Nessuno ci credeva, abbiamo iniziato noi mettendoci pochi soldi, 100.000 euro, non ci avevamo creduto tanto forse, comunque abbiamo lavorato tantissimo. Oggi questa società ha erogato circa 200 milioni di microcredito a persone unbankable, cioè persone che prima non avevano un conto corrente bancario. Vi sembrerà banale per noi tutti, ma se tu vai in qualsiasi esercizio commerciale, vuoi iniziare qualsiasi attività e non hai un conto corrente, non ti danno niente. Ecco, attraverso questa attività economica, oggi per micro ha un capitale sociale, ha raccolto circa 10 milioni di equity, vuol dire di capitale di rischio, vuol dire che queste istituzioni che hanno dato il capitale di rischio rischiano in questa intrapresa sapendo di ottenere un rendimento calmierato, ma va bene così perché è un impatto sociale fortissimo. Poi io sono anche convinto, e alcuni grandi economisti ci stanno aiutando in questo ragionamento, nel senso che stanno scrivendo già dei libri, anche alcune economiste italiane, che anche il valore dell'azienda debba cambiare, nel senso che se uno fa questo tipo di attività si radica fortissimamente nel territorio o nella comunità in cui si trova. Questo vuol dire che il rischio di default, il rischio di fallimento è molto meno importante rispetto ad un investimento tecnologico. Lo sapete, un investimento tecnologico, uno ne fa 10, di questi 10 investimenti 2 ne vanno bene, i rendimenti sono elevati, gli altri 8 no, ma è così, è on off generalmente. Qui no, qui il valore aumenta anche perché il rischio è differente se lo fai bene. E quindi il valore, ma il valore per me non è solo il valore etico, quello è un'altra cosa,
e il valore economico della società aumenta. E se il valore economico della società aumenta, sarà possibile attirare nuovi investitori. E se riusciamo, e se riuscissimo ad attrarre nuovi investitori, si potrà fare ancora di più questi tipi di attività, che, come dico, hanno anche l'obiettivo, se si riesce, di ridurre delle diseguaglianze. 30.000 microimprenditori hanno ricevuto microcredito, ma soprattutto sono diventati bankable. Questo vuol dire che possono andare in banca a aprire dei finanziamenti, dei mutui. Questo è, lasciatemi il termine, disruptive, importante per noi. L'altro lo cito perché è un investimento che abbiamo fatto a Grosseto. Anche qui, secondo noi, è importante. Adesso vi sciorino alcuni dati, faccio il sapientone, ma fino a 3 anni fa non sapevo nulla. Noi importiamo 500.000 tonnellate di pomodori dall'Olanda, dove generalmente il sole c'è poco. Questo perché? Perché loro 25 anni fa hanno adottato diverse tecnologie, hanno fatto un sistema di produzione a livello paese importante. Noi no. Ci sono diverse tecnologie, una tecnologia importante è l'idroponica, che oltretutto dal punto di vista ambientale è un successo, perché ti fa consumare un decimo dell'acqua che rispetto agli altri tipi di coltivazione. In Italia ci sono solo 2 o 3 esempi di utilizzo di idroponica, ma su dimensioni piccole. Quello che noi abbiamo fatto invece, seguendo l'idea di una persona, di un imprenditore che ce l'ha presentato, è provare a dimostrare che anche in Italia è possibile investire nella produzione agricola e non nella trasformazione. In Italia molti soldi vanno nella trasformazione, ma nella produzione molto pochi. Noi abbiamo detto, vogliamo dimostrare che è possibile investire anche nella produzione agricola, cercando di cambiare il modo di produrre, cioè utilizzando queste tecnologie, però utilizzandole in grande scala, perché in alcuni settori la grande scala è fondamentale. Solamente se tu applichi un processo, quindi con le diverse tecnologie, diversi metodi, su larga scala, ti puoi permettere di sostenere dei costi che altrimenti non potresti permettere di farlo, e quindi subendo anche all'inizio delle perdite, perché tutti i tuoi costi si spalmano su dei processi, diciamo, di lungo periodo. Noi abbiamo fatto una serra di 13, hanno fatto una serra di 13 ettari, che dovrebbe essere una delle più grandi in Italia, per poi farne, se funziona, come sta funzionando, per farne altre. Questi che vantaggi ha, torno a dire, prima di cercare di creare anche in Italia finalmente un sistema, correndo rischio, nel senso che noi abbiamo raccolto parecchi soldi, credo che sia una delle start-up che ha raccolto più soldi in Italia, prospettando un sogno, più che un sogno, i miei investitori non gli dico il sogno perché sennò non mi danno i soldi, una visione, che è quella di produrre in Italia senza caporalato. Non so se qualcuno di voi in agosto non sa cosa fare, si può leggere una volta a settimana il Guardian, il giornale inglese, e ogni volta c'è un articolo duro, purtroppo giustamente, contro l'Italia per il caporalato, per la raccolta dei pomodori e altro. Ecco, se questa iniziativa dovesse andare bene, come sta andando, vorremmo anche dimostrare che è possibile fare dei pomodori di buona qualità senza l'utilizzo del caporalato. È un cambiamento di sistema. Usiamo poi ambientalmente, usiamo terreno non fertile, insomma, ci sono degli elementi molto positivi. Questa era la visione che noi avevamo, e questi sono un po' degli esempi. Abbiamo creato 18 nuove società. Questo è stato possibile in parte per la nostra visione, in parte perché alcuni investitori pionieri stanno accettando questo nuovo modo di investire, che non vuol dire perdere i soldi, perché se dovessimo perdere i soldi non ci darebbe più soldi per il nuovo fondo, e quindi si chiuderebbe così. Qui, belle idee, bravi, pacche sulle spalle, ma non è quello che vogliamo fare. Quello che vogliamo fare è veramente cercare di fare innovazione sociale nel senso corretto del termine, nel senso,
Per noi il senso corretto vuol dire, come dicevo prima, mi ripeto, cambiare i modelli di erogazione dei servizi, perché i bisogni sono cambiati, perché le persone sono cambiate, perché la società è cambiata e ci vuole innovazione, per quello che ci vogliono giovani imprenditori che abbiano l'ambizione. Questa è un'altra caratteristica secondo me importante. Come vi ho detto, noi vediamo anche imprenditori che ci presentano le app, e quando li vediamo, cioè, app oppure piattaforme, quando vengono da noi spaccano il mondo. Lorenzo, dammi i soldi, fra 3 anni sono la nuova Facebook oppure sono il nuovo Airbnb. Purtroppo generalmente non è così, nonostante l'entusiasmo. Quando invece incontriamo degli imprenditori, dei giovani imprenditori, che hanno delle idee che a noi piacciono, ecco, forse un minimo comune denominatore è che non sono ambiziosi come dovrebbero. Invece bisogna essere ambiziosi anche per questi tipi di attività. Anche se tu dici, Lorenzo, io il rendimento più di tot, se è zero gli dico ovviamente di no. Se però valutiamo insieme, è ragionevole, perché non devi essere ambizioso? E dobbiamo essere ambiziosi, dovete essere ambiziosi, soprattutto voi giovani, perché se non si è ambiziosi non si riescono a creare dei modelli. E quando uno crea un settore nuovo, quello dell'impact, ha bisogno di dimostrare che funzioni. Per dimostrare che funzioni ha bisogno di modelli. E quindi ambiziosi al massimo. Quindi il messaggio che voglio passare oggi è che è possibile avere una visione nuova. Noi 15 anni fa siamo stati pionieri. È possibile anche realizzarla. Per realizzarlo occorre il contributo di tutti, occorre il contributo degli investitori, importante, occorre il contributo di professionisti che sanno gestire e occorre il contributo di della nuova imprenditoria giovanile che accetta la sfida di occuparsi anche di queste cose, avendo il coraggio di essere ambiziosi e di confrontarsi con i pari che pensano solo alle tecnologie. Grazie.